Foto Festival 2017. Mancano 11 giorni all'apertura del festival milanese dedicato alla fotografia d'autore. Il 19 aprile alle 11.30 la conferenza stampa a Palazzo Castiglioni, Sala Colucci. TG Fotografia è partner di Foto Festival e set permanente per gli speciali e le interviste. Oggi, insieme al direttore artistico del Foto Festival, Roberto Mutti, vi diamo qualche informazione sul catalogo in uscita in 30.000 copie e sull'organizzazione del festival. Milano è una grande città e da tempo, questo almeno il mio parere, in questo preciso momento non è mai stata così bella. È frequentatissima sempre di più, anche da moltissimi stranieri, ma soprattutto è vissuta dai suoi stessi cittadini che amano moltissimo la fotografia. E ci sarà una mappa per cui potranno spostarsi agevolmente e sapere cosa vedere? Noi abbiamo, come tutti gli anni, siamo alla 12ª edizione, le prime edizioni erano biennali, quindi siamo a ormai 15 anni di attività in questo festival. Noi produciamo un catalogo cartaceo, produciamo anche online sul sito www.milanofotofestival.it, dove aggiorniamo tutto, ma produciamo anche un catalogo cartaceo che si può trovare nelle diverse sedi dove ci sono le mostre, e è italiano e inglese per la prima volta, proprio per questa ragione di una città che è diventata internazionale ed è amata sia dai cittadini, ma è diventato un bel posto dove vivere, come si diceva, come pubblicità. In fondo al catalogo ci sono due indici, uno è un indice per galleria, come è più facile, l'altro invece è un indice temporaneo che indica i vari giorni delle inaugurazioni, quindi in questo modo non solo, ma all'interno della ogni mostra ha una pagina con una fotografia e una piccola sintesi del lavoro presentato. In calce ci sono tutte le indicazioni per raggiungere la galleria attraverso i mezzi pubblici. E il consiglio che diamo è di usare i mezzi pubblici e la bicicletta e ovviamente il car sharing e il bike sharing, perché sono le forme che funzionano molto di più, che consentono di muoversi con grande abilità e che ci stanno proiettando verso una città che man mano dismette l'uso talvolta dissennato dell'automobile. Io amo molto le automobili, ma l'uso dissennato dell'automobile non fa bene a nessuno, perché così è più facile. E come anche gli altri anni, suppongo che avverrà proprio questo, che ce lo dicono in tanti, arrivano con il catalogo, si segnano la mostra che hanno visto e la usano proprio come uno strumento per muoversi. Conferenza stampa il 19 alle 11 a Palazzo Castiglioni, quindi in uno dei nostri quattro palazzi eletti a Palazzi della Fotografia, Castiglioni, Bovara, Giureconsulti e Turati, all'interno del quale allestiremo appunto delle mostre. E da quel momento partenza fino al 3-2 e praticamente c'è una mostra al giorno, qualche volta di più c'è una mostra al giorno. Non direi che ci sono degli autori importanti, ci sono Scianna, Berengo, ma quello che mi interessa è che ci sia una fotografia diffusa e che ci siano anche questa volta tanti giovani che sono alla loro prima mostra e che quindi seguiremo, magari avranno una grande fortuna, magari semplicemente hanno mostrato il loro valore. Un'occasione importante. Li seguiremo, TG Fotografia, in partnership con Foto Festival e insieme con Roberto Mutti, seguirà con degli speciali tutto quello che accadrà all'interno di Foto Festival, all'interno delle mostre, intervistando alcuni dei protagonisti, per approfondire tutto quello che avviene in questo grande evento dedicato alla fotografia. Grazie. Grazie. We'll be right back.